Stefano Faggioni, si va concludendo questa festa della marineria in diverse zone della città, tanti eventi, lei in particolare si è occupato un po' di tutto quello che ha riguardato Viale Mazzini, tanta soddisfazione. Tanta soddisfazione, molte persone hanno visitato gli stand di Viale Mazzini che erano dedicati alle lavorazioni tradizionali, quindi sono state ospitate dall'equipaggio di Nave Vespucci che cuciva le vele, alla ditta Moroni che faceva le impiombature, i bozzelli e tutto quello che serve per allestire una nave così complessa come Nave Vespucci, quindi tutte le lavorazioni che non abbiamo voluto incorniciare, diciamo, come una cosa del passato. Sono lavorazioni attuali che si continuano a fare ancora oggi nel Golfo della Spezia per armare una delle navi più belle del mondo. Quindi oltre alla ditta Moroni abbiamo la ditta Siman che chioda le lamiere, il cantiere Valdettaro, abbiamo l'intagliatore di Polene, Giorgio Palla, il pittore spezzino noto per la sua arte nel scrivere i nomi negli specchi di poppa di tutte le barche d'epoca per esempio. Abbiamo costruttori di remi, insomma tante, Pietro Ricci che è la memoria storica dei maestri d'ascia del Golfo. Ecco, tutto questo ha dato, credo, agli spezzini la maniera di riconoscersi in qualche modo dentro mestieri che sempre sono appartenuti al Golfo dei Poeti, perché anche prima dell'Arsenale, quindi da sempre, questo golfo ha offerto il riparo ideale per operazioni di cantieristica. Pensiamo per esempio al Seno delle Grazie, il Cadimare che ci ha dato prova con il varo del Quinto Remo, di quello che ancora oggi si riesce a fare, anche se in maniera scherzosa, però hanno voluto dirci che armare una barca del genere professionalmente è possibile ed è possibile farlo al Golfo della Spezia.